Brochet, questa è quella lenitiva, anche questa mi è piaciuta, anche se anche qua io dico sempre che il Brochet dovrebbe secondo me fare una linea per le pelli sensibili, cioè comunque di questa linea che è veramente ottima, però che siano anche un po' antirughe, perché io questa la utilizzavo alla sera o comunque un giorno sì, un giorno no, perché non posso usare una crema lenitiva alla mia tenera età, ho bisogno comunque che ci sia anche una crema antirughe che sia un pochino rimpolpante e magari però che sia allo stesso tempo delicata. Comunque questa ha un prezzo abbordabilissimo, per chi ha la pelle giovane e delicata è fantastica, è super consigliata. Adesso costa, mi sembra, sulle 8 euro quando è sconto, 50 ml il vasetto normale, super consigliata. Poi tra i miei prodotti che ogni tanto devo comprare qualcosa in profumeria, perché penso che la crema della profumeria mi faccia diventare bella all'istante, subito, eccetera, avevo preso questa di Chanel, la Hydra Beauty Gel Cream, perché avevo visto una pubblicità, mi era piaciuto quello che c'era scritto, che comunque idratava, rimpolpava, faceva sparire tutte le piccole rughette che si formano per la disidratazione. È una crema un po' in gel, ce n'è ancora un pochino. L'ho usata pochissimo, poi l'ha usata mio marito perché io non riuscivo a metterla perché mi bruciava. Quindi non so dirvi se è buono o no. Il profumo non mi fa impazzire, vi dico la verità. È molto profumata e è una crema un po' in gel. Tra l'altro, quelle troppo in gel mi rimangono anche un po' appiccicatici. Quindi io anche qui ci ho provato in diversi periodi a provare ad utilizzarla, sarà un annetto che ce l'ho, poi alla fine l'ho data a lui, ho detto finiscila tu perché io non la finirò mai, non riesco a metterla. Poi ultime cosine, un po' così, ho finito l'igiene intima di Avon che mi piace veramente tanto, questa nello specifico è quella Active. Non brucia, pulisce bene, lava bene, è un 300 ml sempre in offerta intorno alle 3,95 euro. Poi ho finito questa di Bionic Defense Body, una crema drenante, è fresca, sa di menta, si sentono le gambe fresche ma non fredde da dar fastidio. Non mi sembra che faccia anche qui nessun effetto particolare, rinfresca e senti le gambe più leggere, quello sì. Tra l'altro è una 100 ml, quindi non è neanche grande. Sinceramente non mi ricordo quanto l'ho pagata, ma non costa tantissimo, se non sbaglio intorno alle 12-13 euro, quindi se volete provarla per chi sta in piedi magari tutto il giorno è l'ideale. Poi ho finito questo solvente per le unghie di Verochet, questo è veramente ottimo, c'è scritto appunto che è anche delicato, è un 100 ml, non costa tanto e veramente è un attimo togliere lo smalto con questo, veramente ottimo questo, provatelo se dovete comprare un solvente appunto per gli smalti. E ultimissima cosa, ho finito questo profumino, anche questo l'ho finito proprio all'inizio di maggio, il profumino alla vaniglia e bourbon, sempre di Vrochet, molto molto buono, fate conto che questo costa 4,95 euro ed è un 20 ml, io l'avevo preso come prova per vedere se persisteva, comunque è persistere, si sente veramente tanto, sicuramente lo riacquisterò più avanti perché adesso la vaniglia non mi piace, d'estate è troppo snauseante. Però buono, veramente super consigliato. La confezione poi grande da 100 ml costa intorno alle 12 euro, 13 euro. Quindi, se volete anche le altre profumazioni che fa il Brochet dalle Plaisir Nature, provatele perché persistono e devo dire ottime. Ecco, questo è tutto, ho finito. Spero di non avervi annoiato troppo. Fatemi sapere anche voi se avete provato questi prodotti, se vi siete trovate bene, oppure se avete qualche prodotto in particolare da consigliarmi, visto che ho questa pelle che ogni tanto mi fa un po' disperare, che sia magari appunto molto delicato, ma che aiuti anche per un problema di rughe, per rimpolpare un po' la pelle, insomma, dargli un po' di energia oltre che a essere lenitiva, perché insomma, quando diventi grande non basta più. Niente, vi saluto, ci vediamo con il prossimo video. Ciao a tutte, buona serata!